nostro venerdì dal sindaco oggi è a Levone. Vi presento alle mie spalle Antonia, Francesca, Bonaveria e Margarota, le quattro masche che nel 1474 furono processate e trovarono la morte a Levone. Da loro, dalla loro tradizione, dalla loro storia, il sindaco ha creato un'occasione di sviluppo per Levone. Il sindaco di Levone, Massimiliano Gagnor, è il sindaco del Paese delle Masche. Avete fatto tanto in questo anno per il logo delle Masche e per questa pubblicità al Paese. Abbiamo fatto tanto perché abbiamo creduto in questo progetto di valorizzazione della storia e della leggenda di Levone, che vede coinvolte le quattro donne effettivamente che sono state incarcerate, torturate e purtroppo poi anche condannate al rogo qua a Levone. È una storia che risale al 1474 e che noi vogliamo portare nella memoria e continuare a valorizzare per consentire a Levone di avere una piccola vetrina sul panorama del turismo. Levone ha una meravigliosa villa comunale, Villa Bertot, dove ci troviamo ora con questo grande parco. Curiosamente la proprietà è del capoluogo di Torino, come mai? La famiglia proprietaria alla fine dell'Ottocento ha donato l'immobile all'ex provveditorato degli studi di Torino con l'auspicio che venisse utilizzata per realizzare una casa vacanze per l'estate per i ragazzi. L'evoluzione poi di come sono andate le cose ovviamente ha portato sì che i bambini non venissero più a Levone per le vacanze, quindi è stata utilizzata fino a giugno dell'anno scorso da una cooperativa sociale che si occupava di dare lavoro a persone diversamente abili. Sindaco, voi qui avete una struttura in parte non utilizzata che state cercando di rimettere a nuovo con un progetto interessantissimo. Lo vuole sintetizzare per noi? Molto volentieri, è un progetto che abbiamo steso insieme al mio consiglio comunale, in particolare alla vice sindaca Laura Allice, che vede coinvolte più realtà legate sia alla tradizione di Levone ma anche a quello che potrebbe essere il futuro. In particolare vorremmo avviare un corso di lavorazione delle terracotte, perché la terracotta fa parte della tradizione e della storia di Levone, e vorremmo anche aprire un piccolo museo dedicato appunto alla vicenda delle quattro donne levonesi accusate di essere delle streghe. Vorremmo poi nell'ambito di questo progetto allargarlo alla fruizione delle persone con disabilità, cercando di coinvolgere delle associazioni piuttosto che delle cooperative che potrebbero coinvolgerli nella lavorazione della terra e anche nel restauro dell'antica serra che è presente qua all'interno del parco, dove potremmo coltivare antiche erbe officinali che richiamerebbero anche la storia delle quattro donne levonesi. Complimenti per questo progetto, speriamo di tornare e vederlo realizzato quanto prima. Di certo a breve nel parco ci sarà una Land Rover, la sua grande passione, sindaco, adibita per il book crossing. Sì, anche questo devo dare merito alla vice sindaca, perché poi è stata lei a ispirare questo progetto e ci è stata donata questa Land Rover del 1979, quindi ha già una sua storia, una sua età, da un collezionista che ha chiesto di continuare a farla vivere con un progetto che fosse il suggello della storia della macchina ma anche che richiamasse la cultura e la tradizione. Per questo vorremmo installarla all'interno di questo parco attraverso la collaborazione di tutti i soci e anche delle persone che vorranno condividere con noi questo progetto e farla diventare un punto di condivisione di cultura e anche di amicizia.